registra questo appuntamento. Giovedì 14 dicembre alle ore 20 in corso Umberto I ad Avellino inaugura Spacca Napoli, trattoria e pizzeria. Assistenza ai senza tetto, nei prossimi giorni si parte con il pronto intervento sociale, distribuzione di pasti caldi e coperte, ma l'obiettivo principale da centrare resta la realizzazione di un dormitorio a supporto della Caritas. I clochard sono purtroppo in aumento e le temperature rigide di questi giorni, destinate anche a peggiorare, impongono velocità nella realizzazione del servizio. A tal proposito l'assessore Mele lancia un appello ai dirigenti affinché si possano accelerare i tempi burocratici. Mi auguro che in questa settimana, massimo inizio settimana prossima, possiamo invece far partire il bando del pronto intervento sociale per dare una risposta alle persone, diciamo, bisognose e senza tetto che sono sul territorio e che non si vogliono recare presso le strutture. Ma prima di Natale si riuscirà in qualche modo ad andare incontro alle esigenze di queste persone? Per quanto riguarda il pronto intervento sociale sicuramente, per quanto riguarda il dormitorio, diciamo, il mio obiettivo è quello di riuscire. Io mi rendo conto che molto spesso ci scontriamo con quella che è la burocrazia degli uffici. Il nostro compito è quello di cercare di sollecitare in tempi più rapidi e casomai non utilizzare lo stesso tempo che stanno impiegando per lo SPRAR. Io onestamente nella nota che avevo fatto non avevo indicato né posti né tantomeno posti letto, proprio per evitare che si potesse, diciamo, utilizzare questa cosa per evitare l'individuazione, perché casomai chiedevo troppi posti o troppo poco rispetto alla struttura, quindi era per evitare di creare degli alibi. In realtà, diciamo, il mio appello è ai dipendenti, ai dirigenti dell'amministrazione comunale di fare nel più rapido tempo possibile per far vedere comunque che noi siamo sensibili a determinate problematiche, che quindi determinate cose non vengono dette giusto per dire, ma perché effettivamente si vogliono realizzare. Il mio appello di prima, in cui dicevo che mi auguro che siano tempi più brevi dello SPRAR, è perché lo SPRAR di cui il bando è pronto e di cui abbiamo iniziato a lavorare dal mese di gennaio, siamo a dicembre e ancora non l'abbiamo pubblicato.